Benvenuti in un nuovo video! Nuovo video e nuova challenge! Per la precisione, nuova 10 euro challenge! Salute, Bibbo! No, non so, il cane starnutisce. Boh, vabbè. Nuovo video, nuova 10 euro challenge! Se avete perso la prima l'ho fatta su Amazon. Quindi ho comprato 10 euro di cibo su Amazon. Carino, carino. Le cose ci hanno dato anche delle mezze soddisfazioni, diciamocelo. Comunque, se ve lo siete perso, c'è il video sul canale. Oggi, nuova puntata della 10 euro challenge, che è stato un po' più imbarazzante. Perché? Dove faccio questa puntata? Vabbè, avete letto sulla copertina. 10 euro challenge all'Eurospin. Quindi ho preso 10 euro, fisicamente proprio 10 euro. Sono andata all'Eurospin, ho preso la calcolatrice del telefono e ho cominciato ad aggiungere cose al carrello, facendo i conti con la calcolatrice per non sforare i 10 euro. Solo che l'impressione che davo, perché poi prendevo tutte cose strane, mo vedete. Quindi immaginatevi io col carrellino, con la calcolatrice in mano, che continuavo ad aggiungere cose contando i centesimi per arrivare a 10 euro. Va bene, questa è una cosa che in realtà facevo quando ero piccola e andavamo al mare. Praticamente noi al mare avevamo l'abitudine di fare l'alba, quindi di stare sulla spiaggia, accendere il falò, non si può più fare, però 25 anni fa si poteva fare, e quindi andavamo in spiaggia, accendevamo il falò, facevamo tutte queste cose, e praticamente 20 anni fa, no, 25, Chiara, cioè mo non è che si aggiungiamo l'anni, raccoglievamo i soldi prima di andare a fare l'alba per andarci a fare la spesa. Solo che avevamo quel budget perché eravamo tutti scannati, quindi non è che avevamo più dei 5 euro a testa che mettevamo. E quindi andavamo insieme a fare la spesa e mettevamo le cose nel carrello facendo i conti con la calcolatrice. Vabbè, basta, vabbè, story time. Allora, 10 euro challenge, eccoci qua con la busta del Penny Market, perché non mi rientrava nel budget, che poi in realtà mi ci rientrava, ma ora vedrete. Cosa ho comprato per 10 euro all'Eurospin? Allora, posso dire, poteva andare peggio, cioè comunque non ti dico che ci mangi, ma vediamo. Ovviamente, c'ho pure lo scontrino e così ho speso 10 euro, anzi dopo lo dico quanto ho speso. Allora, non potevano mancare le mie adorate gallette, mais e legumi che hanno riportato finalmente. Queste però ormai costano 89 centesimi, quindi già prima cosa, perché stanno appena entri, quindi prima cosa, già troppo, diciamocelo. Poi ho preso queste che sono molto carine. In realtà le avevamo trovate nella busta dei Tiger. Me le sono mangiate, ma erano pure. Sono per me, cioè sembrano crocchette peccani, ma so per me, te lo giuro. Vabbè, le fettine di mela essiccata. Questa è solo mela. In realtà le potresti mangiare pure tu, è solo mela. Vorresti mangiarla? Va bene. Dividerò le mie fettine di mela con Matilde. Allora, queste costavano, aspetta però, 49 centesimi. Oh. C'è pure Billy qua sotto. Ok, Gabby non so dov'è. Oh, va bene. Sono più buone di quelle del. Matilde, sei incollata al palato? Sono più buone di quelle del coso. The Tiger. 49 centesimi ben spesi. Ok. Poi ho comprato una cosa che non compravo da quando ero piccola, credo. Snack di crema alle nocciole con i grissini. Sei arrivata tardi, mi dispiace. Bene, dai. Top. Mi levo il cibo dalla bocca per loro. Questi so, com'è che si chiamavano? Picnic? Quando ero piccola? Che poi adesso li fanno pure con l'estate insieme. Questi mi piacciono tantissimo. Nonna mi comprava sempre, non quelli dell'Eurospin, quelli veri. Vabbè, saranno uguali più o meno. E sono una cosa che non compro mai, però per una 10 euro challenge mi sembrava carino. È bello perché per fare queste cose compro cose che in teoria non compro, a parte i triangolini, ma abbonatemi, raga. Allora, questi costavano. Non c'è scritto. Non so leggere.
Ah, snack crema, certo che non lo trovo, snack crema nocciola, 1,19 € e sono due barattolini, eh. Poi, questa in realtà è una cosa che comunque ogni tanto compro, perché mi piace molto. La polenta al formaggio, mi piace anche quella ai funghi, questa al formaggio forse è meglio. E questa costa 99 centesimi. 99 centesimi ottimamente spesi, non state qui a dirmi: oh, ma la polenta la devi fare con la farina. No, non la faccio con la farina, regà, perché, cioè, figuratevi, faccio il purè che a busta, mo va che la polenta faccio con la farina di polenta. Questa si fa subito, 3 minuti è pronta, meravigliosa, è un prodotto bellissimo. Tra l'altro c'è già il formaggio dentro, super buona. Mi piace tantissimo. Poi questa, una porzione va mangiate subito. E una porzione la stendete su un piatto, così si solidifica, poi fai quadratini e ripassate in padella. Top! Cioè, ci mangi due volte con una busta. Allora, poi io per questa cosa non mi prendo nessuna responsabilità, perché non volevo comprare patatine per questa 10 euro challenge, ma quel simpaticone di mio marito ha detto: eh vabbè, ma quelli costano 59 centesimi. Quindi, croccantini al formaggio, che praticamente so i Fonsis dei poveri, ma posso dire che sono buoni quanto i Fonsis, cioè nel senso è una patatina ottima. Tra l'altro, sapete che tipo 2 anni fa ormai su questo canale abbiamo fatto un video dove assaggiavamo tutte le patatine dell'Eurospin? Siamo dei noi terribili, con un'inquadratura terribile, una luce terribile, che mangiamo patatine. Se siete curiosi, potete andare a vedere per prenderci in giro. Altra cosa che non compro mai, stavo prendendo il mais tostato, però il mais tostato ogni tanto lo compro. Questi invece non li compro mai, in realtà mi piacciono molto. In realtà è una rapina, 99 centesimi per un sacchetto così piccolo. Ma ho preso i pistacchi! C'erano anche sgusciati in realtà. Però dà gusto sgusciare i pistacchi, è carino. E quindi, visto che ci avviciniamo al Natale, un po' di frutta secca per noi. Oddio, non vedo l'ora che arriva il Natale. Allora, quindi 99 centesimi dei pistacchi. Poi, questa è uscita da un po', ma io ancora non l'avevo comprata. E quale occasione migliore di questa 10 euro challenge per provare finalmente questo prodotto? Cibo degli dèi, forse. Cioè, detta così sembra cibo degli dèi. Ora, se è veramente buono, non lo so, però adesso lo andiamo ad assaggiare. E quindi ho preso la robiola al tartufo. Pensa che quando è uscita, un po' di voi mi hanno mandato la foto su Instagram, però non lo so, non l'avevo mai comprata. Ho detto: ma vabbè, 99 centesimi sto cosino. È una challenge, dobbiamo arrivare a 10 euro. Io ci ributto 99 centesimi di robiola al tartufo, così con la scusa l'assaggiamo. Ora l'assaggiamo, eh. Potevo non comprare per questa 10 euro challenge una delle cose che mi piace di più nel banco frigo dell'Eurospin, ovvero l'insalata russa. No, non potevo, infatti l'ho comprata. E buona. Allora, ve lo dico sempre, mia suocera è la regina dell'insalata russa, però non è che me può fare tutte le settimane l'insalata russa, quindi la mangiamo in occasioni, diciamo, di cene, cose, pranzi, e intanto mi consolo con questa, che non è lontanamente, neanche proprio, cioè, manco la vede quella di mia suocera, però è sempre insalata russa, quindi è sempre buona. Non lo so, mi piace veramente tanto, so che non la dovrei mangiare, so che è piena di... Che poi la maionese a me non mi piace, però l'insalata russa, nonostante è composta dal 70% di maionese, mi piace tantissimo. Non lo so perché. Comunque, super buona. Questa è buona. È buona pure questa qui. Una volta ce n'era un altro tipo, buona anch'essa, però pure questa è buona. In realtà non so se è lo stesso tipo, gli hanno cambiato la copertina. Però, boh, vabbè, comunque mi piace l'insalata russa, a me piace tantissimo e quindi non potevo non inserirla in questa 10 euro challenge, anche perché costava solo insalata russa, 99 centesimi, regà, costava solo 99 centesimi, la devo prendere forza. Poi, altra cosa che costava poco e quindi volevo inserire in questa 10 euro challenge era questa, cioè il Puerto Sol alla mela, questa mela frullata. In realtà, lo sapete, sono una appassionata di omogeneizzati alla frutta, soprattutto alla mela. Ho trovato in una busta di Too Good To Go quelli che si spremono della Plasmon, solo che l'ho finiti. Mi sono mangiati, me ne sono rimasti due. No, mi sa che qualcuno si è rubato mia madre quando è venuta qua e poi me ne sono rimasti solo due. Solo che ho notato che
Ah, visto che io non ho 3 anni, quindi in realtà so abile a mangiare col cucchiaino. Quelli che se spremono un sacco di prodotto, bene o male, te rimane dentro. È peccato. Mentre questo in teoria dovrebbe essere la stessa cosa, ma non si spreme. Quindi ho preso questo anche perché costava soltanto 39 centesimi. Allora, visto che ieri ho pagato 75 centesimi in pomodoro, mi sa che la frutta conviene mangiarla così. E quindi niente, ho preso uno di questi e me lo mangerò col cucchiaino, è troppo buono. Preferisco questi allo yogurt, se posso dirlo. Poi Luca ha detto: ho capito, ma qual è il criterio di questa 10 euro challenge? Che devi prendere? Gli ho detto: ah, niente, devo prendere cose per arrivare a 10 euro, ma posso prendere qualsiasi cosa. Certo, ovviamente sarebbe meglio prendere più cose e tutte cose un po' curiose. Cosa c'è di più curioso dei fruttolo dei poveri? Guardate che carini! A parte che i fruttolo mi piacciono tantissimo, quelli originali. Però io, no, questi sinceramente non lo so se l'ho mai assaggiati. L'unica cosa che noto è che sono veramente molto piccoli. Non so se sono io che sono grande o loro che sono più piccoli dei fruttolo. Non lo so. Comunque c'è fragola, banana e albicocca. Mio preferito della vita, fragola. Bubbi, tuo preferito? Banana. Banana, mio fragola, vostro preferito dei fruttolo? Scrivete nei commenti, anche dei fruttolo dei poveri, va bene uguale. E quindi niente, abbiamo 6 fruttoli dei poveri. Dei poveri un cavolo ormai, però va bene. E questi costano 6 forma fruttolo, 85 centesimi. Quanto costano i fruttolo originali? Tantissimo, mi sa. Ho fatto un affare allora. Molto bene. E poi ultima cosa che non è di cibo. Ho preso una cosa che non c'entra niente, ovvero una candela. Sì, una candela. Spesso mi mandate le foto perché sapete la mia passione per le candele, che poi però io non le accendo, cioè le tengo solo lì per bellezza, per le Yankee Candle. Spesso mi mandate le foto delle candele dell'Eurospin. C'erano anche quelle a forma di Yankee Candle. Però costavano troppo per una 10 euro challenge, perché mi pare che costavano tipo 6 euro. Mentre questa candela, che costava solo 1,50 euro. Ma che vuoi? E sei Abu, ci mettete le Aladdin. Ma questa candela, che costava solo 1,59 euro, mi sembra anche molto profumata. Questa è la vaniglia. C'era anche frutti di bosco. È una roba dei fiori, che però non mi piacciono le candele ai fiori. Ah, forse è gelsomino. Odio il gelsomino. Questa è buona, profuma. Questa la accendo. Io non accendo le Yankee Candle perché mi dispiace, ma questa posso accendere. Allora, questa era la mia 10 euro challenge. Ma adesso, prima di dirvi quanto ho speso, e no, non ho speso 10 euro. Assaggiamo questa perché tanto siamo qui per questo. Ti pareva che nel 2022 possono fare cose che s'aprono facile. Allora, come la assaggiamo? Oh mamma! È tartufosissima! Ma siamo sicuri che io non l'ho già mangiata sta cosa? Scusa, mi puoi dare un cucchiaino? Mi puoi prendere un cucchiaino? Grazie. Much, much later. Grazie al cielo. Vuoi salutare? Ciao, raga. Vabbè, fatti vedere. Non si vede niente. Ciao, Eccolo, raga. bobino! Oh, vi fate male, ma siete pazze! Assaggiamo. Ma è buonissima! No, mi sono affacciato un attimo con quella luce e non vedo più niente. Come te lamenti? È buonissima! Mamma mia! Sì, eh? Dentro, Sì? te lo giuro, mamma mia. Ecco, l'obiettivo sarebbe non mangiarla tutta. Infatti devi solo assaggiare. È buonissima, te lo giuro. Va bene, scusate, mi sono distratta. Quanto ho speso per questa 10 euro challenge? Voi direte 10 euro? No, non ci sono riuscita, raga. Ho speso 9,95 euro.
mi ha dato 5 centesimi di resto. In realtà non andava bene neanche comprare il sacchetto, perché mi sa che il sacchetto costa 10 centesimi. Quindi niente, ho un po' fallito, però solo di 5 centesimi e in meno, non in più. Ma non c'era niente, perché volevo prendere qualcosa che costasse 5 centesimi, ma non c'era niente che costava 5 centesimi. Dovevo prendere 5 sacchetti vuoti dell'ortofrutta. Quindi non sono riuscita a spendere 10 euro precisi, però 9,95 euro c'è stata, sono stata brava. Mi sa che su quella di Amazon avevo speso tipo 5-10 centesimi in più. Quindi, onesto, ci sta, ho speso 5 centesimi in meno, siamo pari. Quindi questa era la mia challenge, 10 euro un po' svuota la spesa, diciamo. Però vorrei fare altri episodi. Stavo pensando che sarebbe carino farlo da Marco, cioè fare una 10 euro challenge dal negozio dei cinesi. Che ne pensate? Vi potrebbe piacere? Possiamo fare un'altra puntata? Possiamo fare un'altra puntata in un altro supermercato, magari tipo il Lidl? Scrivetemelo nei commenti. Quindi, da questo nuovo episodio della 10 euro challenge è tutto.